Voi volevate che Amnesia non finisse? Beh, purtroppo è finita, però vi posso ancora offrire pochissime parti del DLC di Justin. Questo è l'ultimo regalo che vi posso fare riguardante Amnesia, più di così non posso fare. Dopo finito il let's play di Amnesia Justin, la serie Amnesia si conclude definitivamente senza una continuazione. Quindi eccovi a voi, il DLC. Yeah, caricamento in corso. Adesso la storia di Daniel non ci frega più un cazzo. Daniel è morto, fate finta che non esista più. E passiamo in un altro periodo, in un altro tempo, in un altro luogo, in un'altra circostanza. Oh, un mostro. Un nuovo mostro, non c'è che nel DLC hanno messo un nuovo mostro. Cioè, nel gioco originale ci sono due cazzo di mostri e nel DLC ne mettono un altro, un DLC che dura circa 20 minuti. Vabbè, abbiamo una protagonista che ne sviene più di Daniel ogni 3 secondi. Beh, capiamo la cosa. Allora, posso muovermi? Locked. Ma siamo messi in italiano perché c'è scritto Locked, vabbè. Oh, un cosetto, giriamo. Ma se ho messo in italiano, gli chiedo perché parla in inglese? Raccolta lanterna. Ola. Boh, non so cosa sta dicendo perché non ho voglia di tradurre. Allora, vi faccio un piccolo assunto della storia, visto che senza che ve la spiego nessuno la capirebbe. Justin è una ragazza benestante, da quel che ho capito. Ha rinchiuso i tre ragazzi, no, mi pare i tre suoi fidanzati, una roba del genere, in questo posto, è rinchiuso anche se dopo aver perso la memoria per non mi ricordo che cazzo di fatto. Comunque, ha deciso di rinchiudersi anche lei per provare a vedere se c'è ancora dell'umanità dentro di sé. Ho raccolto Broken Ladder. Allora, ci sono vari tipi di finali anche in questo gioco. Anzi, mi pare che ci sono due. O quello buono, che salvi tutti e tre i fidanzati, o quello cattivo in cui ne ammazzi almeno uno. Allora, un oggetto che ci serve è qua sopra, però per raggiungerlo dobbiamo aprire tutte, cioè bisogna posizionare tutte quante queste cavolo di barili, compagnia bella. Che cazzo è? Oh merda. Mi pare di aver visto una roba che... Merda. C'è un mostro, vero? Una lettera. Sempre in inglese. Non mi vede, vero? Non mi hai visto tu. Vattene via, ragazzaccio. Non ti voglio. Notiamo che è peggio di Daniel. Anche se è chiarissima, rompe le palle più di lui. Pram pam pam, pram pam pam. Ok, abbiamo chiuso la porta. Un problema in meno. Adesso entriamo in tutte le celle e vediamo se... che c'è qua dentro. E rompiti. Ma vaffanculo allora. Ah, si è rotto. Oh, che figo, un violino. Ah! E basta, Justin, minchia. Ecco il primo dei fidanzati. Allora, ci sarebbero due possibilità. Oh... Recuperiamo degli oggetti determinati per non ucciderlo e andare avanti. In cui dovremo usare anche la nostra Ladden. Broken Ladden, specifichiamo. Oh, un'altra letterina. Oppure lo ammazziamo. Visto che a me giro le palle anche abbondantemente. Perché, ragazzi, francamente, ho fatto 37 parti di gioco dove mi sono nascosto da tutti i cazzo di mostri, ogni creatura vivente, e adesso che ho l'occasione di ucciderne uno non me lo fate fare. Muori, brutta merda! No, non mi importa. Tu muori! E muori. Ok. Sei morto, brutta merda.
Ragazzi, perdonatemi, ma cazzo. Se permettete, ho giocato abbastanza e vorrei un po' di vendicarmi tutto quanto i coglioni che mi hanno fatto girare sti strom. Dove cazzo devo andare? No, di qua. Ok, andiamo. Adesso qualcuno può pensare, oh mio Dio, ci sarà tipo l'ombra che ti insegue. No, non c'è l'ombra in The Justin. Non c'è. E non ci rompere le palle. Anche se sentiamo urli, rumori strani. Tipo quello che sto sentendo adesso, che sembra che uno ci insegua. Non c'è nessuno. È tanto Justin che è malata di mente. Però comunque dà un po' di ansia. Ok, ho trovato la sala giusta al primo colpo. Yeah! Pom! Qua c'è un altro di quei giradischi. Però non c'è nessun cliff. Niente. Siamo qua dentro. Oh, che figo sto posto. Gira, gira la manopolina. Gira, gira la mano. Basta. Giriamo anche qua la manopolina. Boh, non mi interessa quello che dicono. Ho anche un'altra lettera. Che cazzo è? Boh, non mi interessa. Allora, oh merda, mi sono dimenticato una bottiglia di Laudano che era indietro. Vabbè, non importa. Andiamo avanti. Libreria. Ma io direi di interrompere anche qui la parte. Mi pare di aver registrato abbastanza per questa prima parte. Sto cercando di fare tre parti per finire a 40. Perché mi dovrebbe finire tipo finire a 39, 41. Quindi devo ricordarmi che avrò ancora la prossima parte più ancora una parte. Devo resistere fino a questi limiti. Anzi, non incontro troppo ancora la parte. Prima vi faccio vedere cosa bisogna fare. Allora, d'ora in poi dobbiamo trovare i quattro. Vai via il libro. I quattro. Eccolo qua. No, non era questo che cercavo. Ecco, le quattro slide. Qua c'è un'altra. Qua c'è un cerino. Cerino. E poi che altro c'è? Libri vari, minchia. Viva la lettura. No, te non ti... Boh, dai, ascoltiamo tanto per... Tanto non leggerò. Ok. Non vedo un cazzo. Allora, dov'è il secondo? Ce ne sono quattro. Ok, ho trovato il secondo. Mancano due. Uno dovrebbe essere qui dentro. C'è un barbone. Anche se qui è Justin, la nostra protagonista che stiamo usando. Silent 4. Ah, lì c'è un altro tizio che dovremmo o salvare o ammazzare. Ma come ti ho detto, come vi ho detto, a me non me ne fotto un cazzo e li ammazzo tutti. Allora qua c'è un altro, ma dove? Libri. Libri, altri libri. Dove cazzo era? Eccolo lì. Ok, li ho presi tutti e quattro, perfetto. Poi mi pare che... Ah sì, c'è un altro cerino qua. Allora. Accendiamo la luce blu, molto faiga. Vabbè. Andiamocene, va. Ok ragazzi, interrompo qui la parte e nella prossima volta vi farò vedere cosa serve sto coso. Ciao a tutti. Eccoci qua la seconda parte, su cui vi farò vedere cosa serve sto coso, allora. Prendiamo lo slide 1 e vediamo che c'è. Ops. Ma perché non mi fa l'ombra? Che farlocata. Dicevo. Slide 1. Un tizio che ha le mani aperte. Slide 2. Un tizio che c'ha un coltellino. Slide 4. Un tizio che fa vedere il pene. Slide 3. Un tizio che piange. Allora, per salvare il tizio bisogna mettere slide 4 sopra e slide 3 sotto. Ho visto che a me non me ne fotte una cippa di minchia della sua vita. Metto tipo lo slide 1 sopra e lo slide 3 sotto. È morto.
Ok. Ok, l'ho ammazzato. E vai. E due fuori. Ok, però in modo che cazzo devo andare? Che cazzo devo andare, ma? No, seriamente, dove cazzo devo andare? Allora ragazzi, non mi ricordo dove cazzo devo andare adesso. Qua non si può andare. Dove cazzo devo andare, oh merda. Guarda, proprio non me lo ricordo. Ragazzi, aspetta che vi dico. Faccio una piccola interruzione pubblicitaria. Per ricordarmi dove devo andare. Che dite? Ok, interruzione pubblicitaria. La mia genialità vi sorprenderà, ragazzi. Cioè, bastava che andassi dritto per trovare l'uscita. Ma dico io, dai. Sono un fail. Comunque, continuiamo ad andare giù. Gira, gira la manopolina. Cucù. Che cazzo succede? Oh merda. Non è il momento di farsi prendere dal panico. Non mi ha visto. Non bisogna farsi prendere dal panico. Che brutto che sto mostro però, eh. Che bel culo. Un culo molto carino. Vedete che abbasso anche un po' il volume dell'audio, altrimenti mi assordo mentre parlo. No. Non mi ha visto. Dimmi che non mi ha visto. Che bel culo, veramente, però, eh. Allora. Vediamo di oltrepassarlo senza farsi notare. Non mi ha visto, vero? Dov'è che devo andare? Da quella parte là? Dove sta andando lui? Non mi ha visto, vero? Tado, che palle. Odio questi punti in cui il mostro non si decide ad andarsene via dalle palle. Ciao, mostro. Il mostro non mi ha visto. Non mi ha visto, vero? No, non mi ha visto. Fiu. Però adesso dov'è che devo andare? Forse di qua? Sì! Che culo! Come è bloccato? Prendete per il culo? Sì, ma allora è un pe... il mostro mi sta pedinando. Dungeon! Phew, che rischio! Se, che, se nessuno. Boh, voi dovete sentire l'audio, ma il mostro mi ha visto. È partita la musica del mostro che mi ha visto. Phew. Salvo. Manopolina. Boh, vabbè. Che bel posto. Allora, cos'è che devo fare qui che non mi ricordo? Di qua? Che bel posticino, mi ricorda anche il mostro dell'acqua.
Una leva. Bah, che postaccio. E se andassi di là? Che c'è di qua? La porta chiusa. È bloccata, ma vattela, pinder culo. Leva, dov'è la mia leva? Leva! Sa perché, ma la musichetta che si è andata in sottofondo non mi ispira fiducia. Allora, visto che io ho visto un let's play di questa mappa per sicurezza, perché non mi ricordavo come si andava avanti, so che serve questo oggetto. Perché lo mettiamo qua. E tramite questo meccanismo potremmo aprire la porta. Apriti. Veloce, veloce, veloce. Olè, fiu, rischio. Gira, gira la monopola. No, ma girati, cazzo, monopola di merda. Gira, 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 gira. Ok. Gira, 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 gira. Che rischio. Ragazzi, che rischio. Porca merda. Porca merda. Porca merda. Uiu, Madonna. Questa è stata difficile. Stavolta ho veramente rischiato di farmi molto, molto male. Decisamente. Uiu, 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 uiu. Mi sono preoccupato. Incredibile. La prima volta che mi preoccupo in amnesia. Allora, si muove. Allora, ce l'abbiamo fatta. Monopolina. Boh. Ok, direi che possiamo anche lasciarci qui e nella prossima parte finiamo il DLC di Justin e concludiamo per sempre il capitolo di Amnesia. Ultimissima parte di Amnesia. Che bella tomba. Dopo questa parte non giocherò più ad Amnesia. Posso anche disinstallarlo dal mio PC. Finalmente faccio 1,5 GB di spazio libero, anche di più. Una tomba. E 1, 2, 3. Per chi non l'ha capito, conto come sempre per dare il tempo di mettere in pausa e leggere. A parte le lettere che sicuramente non interesseranno a nessuno. Chiarissimo, è tutto, tutto bene. Ok. Ah, ho ripreso del Laudano. Mi pare che ve l'avevo già detto. Oh, che figa sta statua. 1, 2, 3. Che belle tombe. Che siamo nel cimitero. Oh, un'altra cosa. Aiuto. Che cazzo è successo? Cioè, stavo cercando di girarmelo prima, ma si è girata la visuale completamente. Ok. Sono delle schede sul muro. Oh mio Dio. Non so perché mi sembra tanto di essere finito tipo dentro uno di quelle trappole a sovrenigmista. Tipo la chiave dentro di te. E così dovette tagliarsi via mezzo occhio per riuscire a recuperare la chiave per salvarsi dal morte molto orribile. I am ending. My darling. From Boo. Inside. Sì, insomma, c'è solo l'enigmista dietro tutto questo. Playful. Stay alive. Ecco l'ultima prova. Beh, in sintesi, siamo stati troppo cattivi e non meritiamo di sopravvivere. Qua c'è l'ultimo dei nostri poveri fidanzati. Dai, cazzo, non voglio morire. Non voglio morire! Non voglio morire! Non voglio morire! Non si blocca!
Si blocca. Bloccati. No. Non voglio morire come in Saw 6. No, che Saw qua. No, che Saw si moriva per le pareti schiacciate. Non mi ricordo più qual era. Oh, rispondete nei commenti e ditemi qual è. Ma che cazzo gioca calcio con una scatolina? No, veramente, nei commenti, ditemi qual è stato il Saw in cui si muore per questo tipo di trappola. No, si va troppo avanti, non posso più bloccarlo. Si muore troppo avanti. No. Merda. Merda. Non posso più bloccarlo. La porta è bloccata. No. No. È finita. Sto per morire. Addio mondo crudele. Cosa? A Justin è tornata la memoria. Ok. E così abbiamo ucciso, si può dire, anche l'ultimo fidanzato che l'abbiamo bloccato lì dentro e non lo libereremo. Ha fatto tutto quanto lei, eh. Io non ho fatto un cazzo. Questo invece lo sto facendo io. Ok, Justin è tornato in sé. E ormai ha capito che dentro di sé c'è soltanto l'oscurità. Ha recuperato anche la memoria. Cioè, la porta che si apre da sola è magnifica. Ah, ma si sta muovendo da solo. Ops. Ok. Tum tum tum. E questo qua è il finale della DLC de Justin. Ha sacrificato le vite di tutti quei ragazzi. Ha capito che dentro di sé c'è l'oscurità. Ok ragazzi, e con questo concludiamo del tutto Let's Play di Amnesia. Ah, che bello, veramente è stato il più lungo Let's Play che abbia mai fatto. Ma ricordatevi ragazzi che Scende Videogaming non è finito. Ci saranno ancora tantissimi giochi che Let's Playerò. Esiste sto verbo? Let's Playerò in italiano? In italianizzato? Non credo, ma fate finta che esista. Esplorerò ancora molti giochi per voi. Ricordateci ancora Dark Messiah in esecuzione. L'ho messo da parte, ma Fallout 3. Vita su Minecraft. Vita su Terraria. E il prossimo gioco che vorrò farvi vedere, il Let's Play. Come sempre vi dico, scrivete nei commenti un Let's Play che vorreste vedere, che vi servirebbe. E io ne terrò conto. Ma raramente prendo in considerazione quello che mi dite, visto che non mi dite mai niente. Ve lo dico 50 volte in tutti i cazzo di aggiornamenti, ditemi qualche cazzo di gioco da recensire, non me lo dite mai. Mo' che nervi di voi iscritti che siete arrivati a 205. Sono a 200 iscritti, quasi quasi faccio un concorso. Ecco l'illuminazione. Segreto perché hai visto il video fino a qua. Farò un concorso in breve tempo. Ma per ora vi posso dire soltanto questa parola. Fine. The game. It's